Salve a tutti! Sono riuscito a stare dentro l'inquadratura che mi sta facendo il mio telefonino. Questo radiatore svedese sembra gigantesco, ma va bene perché il protagonista fondamentalmente è lui. Molti mi scrivono in merito a un video che ho fatto nel 2018, alla fine del 2018, condividendo praticamente l'esperienza dell'inverno precedente, che è stata la prima. Collaudato realmente vivendoci in questa casa il funzionamento di un radiatore svedese di riscaldamento fatto da radiatori elettrici, rinunciando a tutti gli altri sistemi. Io nei 5 video che ho già fatto, rimando qui praticamente il link del video principale dove dico se funzionano o meno i radiatori svedesi. Diciamo che ho praticamente chiarito tutto, ho aggiunto ulteriormente un altro video con i chiarimenti, quindi diciamo io non posso aggiungere poco. Oggi rispondo a una domanda che spesso mi viene fatta, agendo io in prima persona. Molti mi chiedono dove posso comprare i radiatori svedesi, va bene, qui sotto metto il link nella descrizione, al sito Io Risparmio Energia, che peraltro è il sito dove li ho comprati anni fa. Quindi posso condividere anche questa ulteriore esperienza di consigliarvi di comprarli lì, perché oramai sono 4 anni che fondamentalmente li uso. Oramai sono contento della scelta fatta. Non è una scelta che possono fare tutti, va ponderata molto bene, quindi vi mando ai video, soprattutto al quarto, dove ci sono i chiarimenti, perché non tutti possono ricorrere a questo sistema di riscaldamento, che è buono per chi come me ha delle esigenze particolari, quindi va ponderata molto bene. Troverete anche una cosa molto importante, che sono per esempio le prese comandate. Ok Google, accendi camera. Va bene, accendo camera. Mi dispiace, camera non è disponibile al momento. Google permettendo, chiaramente accendono, poi non si ritrova. Vogliamo provare se si spegne. Ok Google, spegni camera. Ti fa fare delle figure di merda, fantastico. Certo. Spengo camera, mi dispiace, camera non è disponibile al momento. Ok. Quindi torniamo a noi, qui sotto trovate appunto il link al sito di Risparmio Energia, li trovate lì tranquillamente, costano quanto li ho pagati io 4 anni fa, sempre lo stesso prezzo. Il prezzo oscilla dai 230-250 euro, che croce. Vi consiglio i tagli da 800, 1000, 1500 watt. Vi rimando al video che linko qui, dove ci sono tutti i chiarimenti, perché quei chiarimenti sono importanti. Non tutti possono affrontare l'utilizzo dei radiatori svedesi, fondamentalmente stringo e vi do le linee guida principali, quelle che mi sento di consigliare ovviamente. Io non sono un esperto del settore. Le case piccole. Questa è una casa di 45-48 metri quadrati, ancora non l'ho capito bene. Comunque sono tre camere e ci sono 3 radiatori. Molto semplice. Una casa dove mettete i radiatori svedesi, probabilmente avete deciso di fare tutto elettricamente, quindi non c'è gas, giustamente, se no risparmio, dov'è? Dobbiamo risparmiarci una bolletta. E ci sarà sicuramente il piano di cottura a induzione, ci sarà sicuramente un boiler per l'acqua calda, quindi bisogna valutare un contratto di energia che sia da almeno 6 kW. Prima di fare tutto si chiama il proprio gestore, soprattutto il distributore, non tanto il gestore perché è il distributore che decide se possono portarvi o meno 6 o 10 kW a casa, perché non sempre vi possono portare. E quindi se sì, li possono portare, potete affrontare questo percorso.
Se avete case fatte in laterizio negli anni 70, 80, 90, ve lo dico subito, lasciate perdere, perché sono case che disperdono energia e questo tipo di riscaldamento che è molto tenue, molto soft, lento, non va bene per quelle case, ve lo dico subito. Va bene per le case antiche, come la mia, dove oltretutto io ho una marea di vincoli. Non posso mettere pompe di gruppo frigo fuori, delle pompe di calore, non posso bucare per mettere la taverna fumaria della caldaria, insomma c'è una marea di problemi. Vi rimando sempre ai video precedenti dove faccio anche dei conti sull'energia utilizzata. E tutto qua, taglio subito, vi saluto, vi ringrazio e se vi servono i radiatori svedesi, qui sotto trovate il link. È il mio link ovviamente. Ciao a tutti.